Che cosa ti ha detto? Metafore. Metafore. E chi ti ha detto mai di parlare così difficile? E che metafora ti ha fatto? Fatto. Mi ha detto che il mio sorriso si espande come una farfalla sul mio volto. E poi? Quando mi ha detto così, io ho riso. Il tuo riso è come una rosa, una lancia che si sfila, un arco che prorompe. Il tuo riso è un'onda d'argento repentina. E allora che avete fatto? Sono rimasta zitta. È lui? Cosa mi ha detto? No, cosa ti ha fatto? Perché il tuo postino, oltre alla bocca, tiene pure due mani. Non mi ha neppure toccata. Ha detto che era felice di stare accanto a una giovane pura. Come sulle rive del bianco oceano. Mi piaci quando taci, perché sei come assente. E tu? È lui? Anche lui mi guardava. Poi ha smesso di guardarmi negli occhi. Ed è stato un bel pezzo a guardarmi i capelli, senza dir niente, come se stesse pensando. Figlia mia, basta! Quando un uomo comincia a toccarti con le parole, arriva lontano con le mani. Non c'è niente di male nelle parole. Le parole sono la peggior cosa che possa esistere. Preferisco mille volte che un ubriacone al bar ti tocchi il culo con le mani, anziché che ti dicono che il tuo sorriso vola come una farfalla. Si espande come una farfalla. E vola, si espande io stessa. Ma ti sei visto così come ti vedo io? Basterebbe sfiorarti con un'unghia per farti cadere. Ti sbagli. Lui è una persona seria. Quando si tratta di andare a letto non c'è differenza fra un poeta, un prete o addirittura un comunista. Nuda, sei semplice come una delle tue mani, liscia, terrestre, minima, rotonda, trasparente. Hai linee di luna, sentieri di mela. Nuda, sei delicata come il grano nudo. Nuda, sei azzurra come la notte a Cuba. Hai rampicante stelle fra i capelli. Nuda, sei enorme e gialla come l'estate in una chiesa d'oro. Buongiorno padre. Questa gliel'ho trovata nel recipetto. Adesso voi me la dovete leggere. Su, era il momento. Le ho proibito di uscire di casa. E allora? È una poesia. Ah. E volete leggere? Nuda. Maronna. Buongiorno, signore. Buongiorno. Vuole... Sì. La prego, signora, si sieda. No. Quello che devo dire è troppo grave per parlarne seduta. Di che si tratta? Da un mese a questa parte gira intorno alla mia osteria quel tale Mario Ruoppolo, il quale ha insidiato mia nipote. Oh. Cosa le ha detto? Metafore. E allora? E allora, con le metafore, mi ha riscaldato la ragazza come una stufa. Un uomo il cui unico capitale è quello di avere i funghi tra le dita dei piedi. Ma se hai i piedi pieni di microbi, con la bocca sa dire cose che incantano. No. Sì. Ha cominciato innocentemente, dicendo che il suo sorriso era come una farfalla, ma adesso è passata a dire che il suo seno è come un fuoco a due fiamme. Oh! Ma lei crede che questa immagine è solo un'immagine o invece che la... Sì, io penso proprio che abbia toccato con me. Leggete, questa ce l'aveva nel reggiseno.
Nuda, bella come... Nuda sei delicata come... Notti nella isola. E stelle fra i capelli. È bella. Ma allora vuol dire che ha visto mia nipote nuda? Ma no, no, signora Rossa. Da questa poesia niente ci può far dedurre un fatto del genere. No, la poesia non mente. Mia nipote nuda è proprio come la descrive la poesia. Perciò mi faccio il piacere di dire a quel tale Mario Ruopolo che da lei ha imparato tante cose di non vedere mai più da oggi e per tutta la vita mia nipote. E gli dica pure che se lo farà una schioppettata non gliela toglie nessuno. È chiaro? Sì. Buongiorno.